Ciao, sono Blue Shoe e oggi sono qui con questo completo anni 90 e in questa posata duro per rispondere a un po' di domande che mi avete fatto su Instagram. Che legna usi? Allora, a me piace rimanere locale, quindi utilizzo molto spesso faggio e quercia. E se riesco, cerco di prendere legna certificata. E quindi so che arriva dalle nostre montagne abruzzesi. Quale dispositivo consigli per iniziare? C'è il Weber, se lo conosciamo tutti, e va molto bene. Ha vari modelli, ha varie fasce di prezzo. È qualità tedesca, design americano, quindi se volete iniziare consiglio quello. Non spendete mai meno di 80 euro per un barbecue, perché sennò vi ritroverete con qualcosa che si arrugginisce così e che non mantiene la temperatura, quindi consiglio Weber. Oppure se vi piacciono le offset, il T-Pro è un buon compromesso, costa poco, intorno ai 100 euro, vi può dare un anno di gioie e poi solo dolori, perché appunto costa 100 euro e morirà nel vostro giardino. Migliore salsa barbecue? Io non sono grande fan di quelle comprate, preferisco sempre farmele io. Sono super semplici da fare, ci vuole al massimo un'oretta. Ho fatto anche un paio di tutorial in cui spiego come fare. Vi lascio il link nei commenti, così gli potete dare un'occhiata. Fahrenheit o Celsius? Ah, se mi seguite da un po' e avete visto un po' di miei tutorial, pure letto i post sul blog, sapete che io sono un cagacazzo e lavoro principalmente con i Fahrenheit, gradi Fahrenheit. Perché? Mentre per i Celsius, ad esempio, i gradi vanno da 0 a 100, nei Fahrenheit vanno da 32 a 212, quindi possiamo veramente lavorare con precisione. È complicato reperire le spezie? Allora, ormai su Amazon trovate tutto quello che vi serve. Come bello figo, baby, c'ho tutto quello che ti serve. Quindi trovate anche pacchi molto grandi, quindi fate un ordine una volta e vi basta per un sacco di barbecue. Come hai iniziato? Ho iniziato comprando una smoker, quella che vi ho anche detto prima, della T-Pro, super semplice, basic. E da lì poi ho comprato libri, ho letto un sacco di libri, mi sono informato. Quello che è stato fondamentale per me è il libro di Aaron Franklin, è uno dei pitmaster più importanti del mondo, texano. Quindi consiglio di leggere tantissimo, informarvi, leggere anche il blog di Blue Shoe, dove ci sono un po' di consigli per chi è neofita e vuole iniziare. Meglio il rap o la trap? Ragazzi, sempre meglio il rap, quello anni 90, americano, Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan, Beastie Boys, quella roba lì è top. E la trap non sono un grande fan, anche se so che va adesso. Che poi tra l'altro c'è tutto questo dilemma, trap rap, chi l'ha fatto prima, chi lo fa dopo, il suono di adesso fa schifo, eh. Se voi vi ascoltate gli UGK, c'hanno le batterie uguali alla trap e quelli sono un simbolo del rap anni 90, quindi il discorso non c'è. Dove trovo i tagli barbecue? Potete o andare da un macellaio e cercare di spiegargli quello che volete, però sappiate che i tagli americani sono diversi da quelli italiani, quindi è molto difficile avere il taglio giusto. Se no, potete andare su internet, dove con Ciccarni, che è un'azienda a cui abruzzese, collaboriamo insieme per poter offrire una serie di tagli barbecue che possono essere spediti direttamente a casa vostra. E arrivano in 24 ore con pacchi refrigerati, quindi è comodo. Lo ordinate e arriva direttamente a casa vostra. Easy peasy. Quando farai un maiale cucinato sottoterra avvolto in foglie di banano? Allora, ottima domanda. Allora, intanto mi serve un posto dove lo posso fare senza destare ogni sospetto dei NAS. E se ci state guardando, un saluto alla ASL e alle forze dell'ordine. E poi mi serve sicuramente una pala, un maiale intero, foglie di banano. Non ho idea di dove trovare foglie di banano, se no lo farei. Un italiano che cucina americano. Perché? La cucina italiana è la migliore del mondo. Sembrerò l'italiano medio, ma veramente secondo me è la migliore. Solo che sulla brace siamo un po' fissi là. Quando questo lo metto sulla brace sta fatta. E mentre invece gli americani sono veramente troppo avanti per queste cose. Anche per le spezie sono diverse, quindi per chi vuole provare qualcosa di nuovo, la cucina americana ha tanto di offrire. E mi sto anche appassionando alla cucina soul food, tipica afroamericana, e devo dire che è piena di sorprese, piena di cose buonissime.
da chi hai imparato? Hai dei trucchi da condividere? Allora, non ho avuto nessun mentore fisico, perché se dobbiamo parlare di quelli sui libri o quelli online ce ne sarebbero tantissimi da citare. Quindi il miglior mentore che potete avere è Amazon al momento. Hai trucchi da condividere? Questa in realtà è una cucina senza trucchi. Devi solo avere tanta pazienza, tanto amore e un sacco di birrette fresche, perché ci sta tanto tempo da passare vicino al fuoco. Questa domanda è bellissima perché dice: che cazzo è una smoker? La smoker è un tipo di barbecue che ti permette di lavorare in due zone. Una zona in cui noi posizioniamo il fuoco e l'altra dove posizioniamo la carne. Per questo si chiama cucina indiretta, quindi la carne non toccherà mai il fuoco o non ci sarà mai troppo vicina. Riesce a cucinare a basse temperature e in gradi Celsius, attorno ai 100-130. La carne si cucina molto lentamente, quindi i grassi si sciolgono, i tessuti connettivi si sciolgono, intenerendo proprio la carne. Quindi poi quando noi andiamo ad assaggiare sarà un burro ed è qualcosa di spettacolare. Quindi che cazzo è una smoker? È una macchina dei sogni, nient'altro. Questo era Blue Shoe Risponde, e se avete altre domande e curiosità potete lasciare un commento qui sotto, oppure potete scrivermi sia su Instagram che su Facebook, BBQ da Blue Shoe. Un amore.